La possibilità di poter far fronte a questa possibilità di sicurezza è determinata da frequentare dei corsi. Ma i corsi hanno degli orari, hanno delle persone che organizzano e quindi non sempre sono o vengono incontro ai lavoratori e vengono incontro alle famiglie. Quindi ho parlato anche con Daniel, ho suggerito la possibilità di fare dei corsi al di fuori dell'istituzione, cioè quindi dei corsi interni all'associazione, per poter dar modo agli operatori di potersi confrontare fra operatori per vedere se stanno facendo bene il loro lavoro oppure no, per sentire le problematiche che loro incontrano con i loro assistiti, le problematiche che loro incontrano con le famiglie, per poterle esporle, per poter trovare una soluzione. Quindi non è che questo si può fare in un momento che può essere un giovedì sera, una domenica mattina, un sabato sera, cioè in quei momenti in cui la maggior parte di voi può avere del tempo libero. Quindi si può trovare o incontrare con gli altri e mettere a frutto questa possibilità. Un gruppo da 5-6 persone devono essere in tanti per poter capire il modo di lavoro e di imparare un po' cosa vuol dire di essere assistente familiare, perché adesso badante, sinceramente a me non è che non mi piace questa parola, badante, di essere assistente familiare. Noi adesso a maggio vogliamo organizzare un incontro tra famiglie e badante. Adesso vediamo un po', ci sono le date, ci sono Mario con Franco, avremo qualche difficoltà per prendere appunto con un video distante, per esempio non lo so se la figlia della signora che io l'assisto vorrà venire, ma io insisterò. Certo, perché è molto importante. Anche perché lei non è tanto sicura di tante cose, parlando con una commercialista che fa la mia busta paga, con cui ho avuto anche un po' di scontri. Sì. Da una parte vorrebbe essere sicura per certe cose, da un'altra parte non è che fa tanto per questo. Posso? Allora, il problema della famiglia è che se voi riuscite a compiere quei gesti, quelle azioni corrette, sicuramente hanno tutto da guadagnare. In primis per evitare situazioni dove possono andare contro la legge per quanto riguarda la sicurezza. Il secondo è perché il loro caro, il loro assistito, il loro familiare viene sicuramente assistito in maniera corretta. Beh, la prima cosa che infatti ho suggerito sarà la movimentazione del corpo, del nostro corpo, quindi compiere quei gesti che noi normalmente alla fine della giornata non possiamo dire ho mal di schiena, questo non va bene, perché se noi riusciamo a muovere, faccio l'esempio, i muscoli più grossi che noi abbiamo, che sono le cosce, rispetto alla schiena, noi risolviamo determinati problemi che sono nella vita quotidiana. No, questi corsi sono obbligatori per legge.